Martina mi confessa, io sono Alessandro Barenghi, qualcuno probabilmente mi ha già visto i corsi, che per ingegneria informatica può essere passato tra le mani in qualche corso obbligatorio, sono assegnista postdoc al Dipartimento di Elettronica e Informazione, ma sono quindi abbastanza più informale. E l'obiettivo del mio talk di oggi è di parlare un po' di privacy in quella che è l'epoca post-carta in pratica, cioè vedere un po' cosa è successo alla nostra privacy quando abbiamo smesso di scrivere lettera numerosa semplicemente su carta e scrivere con comodo i postini, i cavalli. No, quindi il taglio del talk di oggi partirà con una parte un po' più soft, quindi mi spiace che si aspetta un mattone tecnico subito per farvi le gambe di questo quarto d'ora, e poi abbiamo un taglio un po' più tecnico, anche perché in fondo è una giornata di sicurezza a ingegneria, quindi certo gusto tecnico non ce lo possiamo far mancare, perché è ingegneria. E va, giusto il tempo che mi si ritenga. Scusate, ma devo ricordarmi di disattivare il power manager in questi casi, mi chiedo di più. Ci siamo arrivando un po' al dunque dell'idea di oggi. Quello che tento di fare oggi è un talk, un po' di rassegna di da dove arrivano minacce alla nostra privacy, e quello che voglio portare in evidenza sono un po' il dove ci stiamo dimenticando che stiamo spargendo i fattacci nostri. Quindi partiremo dal dire cos'è la privacy allora. Cioè, di solito c'è un enorme calderone informatica in cui security e privacy finiscono gettati dentro, perché tutto sommato un po' come la zuppa e i maiali funzionano bene insieme. Se tenete questo calderone, in cui security e privacy sono un oggetto unico, diamo un minimo di distinzione per evitare di annodarci poi quando parleremo delle cose. Security, almeno prendendo dall'Oxford Dictionary la definizione, è l'essere al sicuro da minacce, cioè non c'è nessuno che rischia di placcarci, giusto per salutarci per la strada di una strada fassosa, nessuno ci ruba il portafogli. Quindi security è evitare di essere minacciati da qualcosa di pericoloso. Privacy invece è un, almeno secondo l'Oxford Dictionary, un non essere osservati o disturbati dal resto del mondo. Quindi uno può essere al sicuro ma non avere privacy tranquillamente. Semplicemente, se io sono in mezzo a una piazza e sto declamando l'Amleto, tipicamente sto facendo una cosa molto private, ma a meno che non ci sia gente malintenzionata per Shakespeare, sono ragionevolmente sicuro. No? Quindi, minimo di distinguo. Garantirle entrambe richiede approcci spesso integrabili, però non necessariamente identici. Non è detto che i mezzi siano gli stessi, spesso non lo sono. Quindi, oggi ci occupiamo di privacy, che tra le due è il punto di preoccupazione un po' più giovane. Si fa garanzia di sicurezza da una vita, da molto tempo. La privacy è un problema che è nato più di recente, un po' perché la causa è un po' più recente, fino a, diciamo, 20 anni fa. Maneggiare le quantità enormi di dati che possiamo maneggiare adesso non era fattibile. Non era fattibile in un tempo ragionevole pensare di dire ma sì, ho in magazzino 25 petabyte di dati che ho raccolto per la rete, riesco a analizzarli in 3 giorni. Era una cosa che era infattibile fino a 20 anni fa. E questo ha aperto un po' di scenario. Cos'è tutto questo discorso sulla privacy? Allora, come posso perdere dati personali? Uno, volontariamente, da scemo, però se devo pubblicare il mio curriculum vitae, se
mi faccio un profilo su LinkedIn, ho interesse che i miei dati personali, cosa ho fatto con formazione, dove abito, volendo, non è detto, dove mi sono formato, quali sono le mie abilità, vengano pubblicati il più possibile. Sono dati personali, ma mi interessa che lo sappia il mondo. Quindi è un caso in cui rinuncio volontariamente alla mia privacy, e questo tipicamente non è un problema, voglio fare, quindi. Il concetto di rinuncia involontaria alla privacy. Cosa succede? Ci sono tanti servizi, parliamo di un mio caso, Facebook e Twitter, in cui io lancio un post e dico tanto questo, ma sì, su questo ci rideranno su una decina di persone, una quindicina, diciamo una ventina, no? E per come è costruito il sistema, persone aware, no, persone un po', diciamo, naif, dicono vabbè, lo leggeranno in 10-15. E non ci si ricorda che il numero medio di amici di Facebook è un po' più alto, di 10-15, lo stesso per i follower di Twitter. Quindi quello che succede è che io lancio un messaggio mio privato, dicendo tanto non leggerà nessuno, e la corona di lettura è enorme, in realtà. È un effetto megafono, diciamo. E poi vabbè, c'è una salita di privacy, diciamo, forzata. Cioè qualcuno origlia con mezzi più o meno legali, tipicamente non legali, a meno che non sia lo Stato che fa le leggi, che quindi può origliare perché è legale per definizione. Ma? Quindi c'è una perdita di privacy di cui ci dobbiamo difendere perché è forzosa. Ora, partendo dal presupposto che oggi parliamo delle ultime due, della prima no, perché non sono un sociologo, faccio ingegneria, la prima parte di cosa io sento giusto pubblicare al mondo. Tutto o non tutto, Chomsky dice tutto, non cifra neanche la posta, non voglio saperne di dire qualcosa di segreto. No. Di questo non me ne occupo perché non faccio sociologia, ci occupiamo di una parte un po' più tecnica perché non è questo il punto. Partiamo dal concetto del megafono invisibile. Allora, può capitare di sentir dire in ingegneria, piuttosto che non fuori in qualunque corso, che la società dell'informazione quello che fa è accelerare come gestisco i dati. Prima avevo gli archivi cartacei, no? Se volevo una scheda di un libro di biblioteca, cosa facevo? Andavo, trovo questa parete di schedari, estraevo con la mia manina la scheda, cercavo il libro nel cassettino e in, non so, qualche minuto, 10 se va male, arrivavo allo scaffale e dicevo libro. Fantastico. Voglio ottenere un libro su Google Books. Scrivo, secondo la mia typing rate, in un secondo e mezzo il nome del libro, premo invio e scarico il libro. Tempo totale 4 secondi. Ho perso 10 minuti, 4 secondi, un paio di ordini di grandezza. Questa cosa funziona con tutto, perché scienza dell'informazione, gestire dati è far andare più in fretta e frettare i dati. Per darvi un'idea, voi leggete più o meno una pagina al minuto, secondo l'abilità, se fate il riconoscimento ortografico della pagina con il vostro cellulare, questo ne legge circa 200 al secondo, che è un po' più veloce dell'occhio umano. Parecchio, no? Altra cosa, una volta i dati, piano piano che man mano che li copiavo, si deterioravano, la fotocopia deteriora la qualità principale, gli amanuensi, per quanto bravi a copiare libri su pergamena, sbagliavano, infatti le opere classiche sono di trascrittura. Per la prima volta con i dati abbiamo una copia perfetta, quindi una volta che io dico ciao, questo ciao può essere preso e replicato un numero arbitrario di volte al più infinito, o fino a quando non finiscono gli sfighissi prima, che per gli ingegneri è infinito abbastanza. Ora, altra cosa, la memoria della rete si dice permanente. Qualcuno disse il modo migliore di fare un backup è pubblicizzare questo dato in rete se non interessa, e tanto qualcuno se ne farà una copia. Non importa chi, non importa come, non importa in che cache finirà, ma da qualche parte c'è una copia. Questa cosa sta diventando sorprendentemente vera, nel senso che prima era per sbaglio, adesso è volontariamente. Quindi il motto che era stato lanciato negli anni 90, sono ancora giovane, della rete non dimentica mai, adesso è un credo, non è un motto, è una realtà. Quindi non sono chiaro, ma non mi dimentico mai. Risultato, io dico ciao a 30 persone su Facebook, no? Vado sulla pagina di statistiche di Facebook e Facebook mi dice, bullandosene, che una persona su Facebook ha in media 130 contatti. Questo vuol dire che se il ciao lo vedono gli amici degli amici, quel ciao lo possono leggere 19.600 persone. 16.900 persone, che vuol dire grosso modo il parcoliere del Politecnico. Quindi nel momento in cui dite ciao su un post, pensate che è come andare a mettersi in piedi sulla ciminiera di ingegneria strutturale, prendere un grosso megafono
e gridare all'intera popolazione politecnica, assumendo che quelli di Bovista ci sentano benissimo, il ciao che avete detto. Questo effetto negato tipicamente non viene percepito, perché uno scrive ciao e è abituato alle chat in cui parla con uno, 6, 7, 8 persone e non si ricorda che lo sta gridando con una forza impossibile. Quindi, questo effetto di negato invisibile è un po' il punto fulcro del come perdiamo informazione volontariamente. Ok, noi perdiamo informazione, chi è interessato all'informazione? I quattro punti di questa slide sono ripresi dai quattro punti classici di chi usa WebKit e virus per introdursi in sistemi altrui e sono i quattro classici. Stalkers, c'è qualcuno tremendamente interessato a voi, non si sa perché, ma qualcuno è tremendamente interessato a voi, se avete la fedina penale pulita, vabbè, se non ce l'avete pulita vabbè lo stesso, tanto non è un problema, però qualcuno potrebbe essere interessato a voi. E quindi segue tutto quello che postate su Facebook, Twitter, anything, se scrivete qualcosa raccoglie i foglietti, ecco, farlo su internet accelera la raccolta di quello che avete scritto, perché è più facile raccoglierlo. Uno si fa un bel aggregatore di feed totale di una persona e fa stalking velocissimo. Che insomma può essere anche un po' un problema. Secondo, criminali. Ci sono persone che hanno bisogno di un'identità, più di un'identità. Uno, nessuno, centomila, molte identità. Per questo hanno interesse ad avere i vostri dati personali per fingersi, e quello che è il social engineering. Io mi fingo qualcuno, per esempio il dirigente di un'azienda, perché la sera alle 7 chiamo la segretaria e faccio: signorina Ross, sì, guardi, mi sono dimenticato oggi di aprire la terza mail, non è che me la può rimandare su questo indirizzo che non ho dietro il cellulare, allora devo aprirlo da un portatile sconosciuto. Ora, se fornite la segretaria abbastanza informazioni, la mail gli arriva. È un triste questo di fatto. Dovete recuperare le informazioni facendovi una cultura su chi state inseguendo, pre-prodotti identità. Questi due punti sono esplicitamente criminali, cioè lo stalking è un crimine sì o no dipende, ma sicuramente la seconda importantità è un crimine riconosciuto. C'è anche chi è interessato ai nostri dati legalmente, le aziende. Ci sono aziende che fanno data collection perché? Perché i dati si vendono a carissimo prezzo. Si vendono benissimo, sono uno dei beni migliori da aggregati. E si vendono bene, guarda, costano molto meno dei dischi fissi che mi servono per stoccarli, durano di più, incrementano il loro valore con il tempo, più di così, se possono mettere in vista i dati. E quindi le aziende fanno data harvesting intorno. E poi, vabbè, chiaramente enti governativi possono avere un certo interesse a ascoltare quello che dite. Lawful and lawful, legittimo o meno, forzante o meno, non entro in questa discussione, perché ho intenzione di rimanere completamente neutrale, però è chiaro che avete qualcuno che ha le chiavi delle vostre conversazioni legalmente. Quindi, con tutto il bene o il male che ne può venire fuori. Quindi, nei primi due casi, abbiamo interesse a evitare che la gente si faccia i fatti nostri. Negli ultimi due casi, sì, noi avremmo interesse a evitare che la gente si faccia i fatti nostri, ma non tutti sono d'accordo. Mentre per stalker criminali si sa, tendiamo a tagliarli. Quindi, come perdiamo dati per i secondi due casi? Come è possibile che nei secondi due casi sia legale farsi i fatti nostri? Perché in realtà, spesso e volentieri, noi non è che perdiamo i dati di più un blocco, cioè non è che io prendo il mio curriculum vitae, il mio censimento lo fotocopio, la mia storia della famiglia, le foto le impacchetto in uno zip e le butto su Megashare. No, tipicamente non perdo così tanti dati in un blocco solo, perché mi sembra insensato impacchettare la mia vita in un punto solo, che stupido, no? Però di solito non ho questa remora morale ghiacciante a fornire alla PM il mio nome e il mio domicilio per farmi recapitare la tessera dell'abbonamento a casa, no? E non ho questa remora particolarmente ghiacciante a fornire al Politecnico parte della mia storia in termini di dove ho frequentato il liceo, per esempio, che vuol dire che per 5 anni viene male in zona, no? Spargo frammentini di dati, pezzettini, in giro, no? Ora, una volta, se volevo ricostruire la vita di una persona da questi frammenti che lasciava in giro, dovevo fare come Sherlock Holmes, cappello, pipa, in giro per Londra, dopo 3 mesi di giro all'anagrafe, al Medicare Record, all'ufficio delle tasse, ovunque potessi inferire informazioni, dovevo sedermi su una scrivania, prendere la carta, mettere a posto la carta, tentare di capire che qualcuno mi avesse dato la prova falsa.
Quindi, dov'è il problema? È una difficoltà tecnica, non si può fare? No, perché lo facevo, poi si capisce molto bene. È un problema di velocità. Io devo andare in giro, portare i miei piedini, prendere tanta carta, quindi processare carta. E abbiamo detto all'inizio del tempo che il vantaggio di maneggiare dati digitali è che questo lo faccio in fretta. Allora cosa faccio? Beh, posso aggregare dati da molte più fonti. Posso rastrellare l'intera rete alla ricerca di una persona, annocchiare i dati e ottenere profili completi, anche se sono scheggette. Ok. Ok, quindi il problema principale dei dati che mettiamo noi in giro è che vengono ammucchiati. Diamo un dettaglio di quanto ammucchiati. Allora, di solito possono capire che sì, io magari arrivo a ovest di Milano, ho 29 anni, no? Però non molto. Prendete. Sì, forse sarebbe un alimento. Poi prendete, per ipotesi, quello che è il medical record statistico. Il medical record statistico è quello che la nostra ASL offre a chi fa ricerca su incidenza di epidemie, per esempio, di una certa malattia, ed è un listone di questa malattia è stata riscontrata in questo individuo che è di sesso maschile, ha 29 anni e abita in questo, nell'area contraddistinta da questo zip code, da questo codice di riferimento postale. Ora, dire, vabbè, c'è qualcuno in questo codice di riferimento postale che ha preso l'influenza, non sembra essere molto. Non sembra essere poi così pratico, perché in fondo, vabbè, lo zip code è una bella area, se abito a Milano, lo zip code comunque prende un centinaio di migliaia di persone, ma anche vale, no? E età e sesso della persona non sembrano identificare me come quello tra i 100.000 che ha preso l'influenza. Sì, però io posso rastrellare i dati per anagrafe sanitaria, rastrellare un po' di dati anagrafici con gli indirizzi su internet e incrociarli. Prendo, come si insegna a base di dati, due belle tabelle e un join. No, niente di più. Join secco. Allora, è vero che la probabilità che io sia in mezzo a quei 100.000 e abbia preso l'influenza è bassa. Ma dall'altra parte io ho l'età della persona, l'indirizzo dove abita, quindi lo zip code al contrario, e nome e cognome. Si scopre che se incrociate il medical record e i dati anagrafici, avete al volo quasi l'intero blocco, per una buona parte dei dati sanitari, de-anonimizzati. In questo modo chi ha fatto la proof of concept ha scoperto che il governatore del Massachusetts, se non ricordo male, era stato ospitalizzato per una malattia piuttosto grave 2 mesi prima. Quindi tempo 2 mesi, un incrocio veloce di dati e poi. Dove sta la forza? Nell'aggregazione, no? E nel fatto che ci siano questi dati che si chiamano quasi identificatori. Non è che ti dicono che sono io. Però c'è una persona con le scarpe rosse e il cappello blu che sta camminando per la strada e da un'altra parte dicono tutti quelli con le scarpe rosse e il cappello blu sono iscritti in ingegneria, no? E quindi capire che poi un ingegnere, no, non è così farfetch, no? Risultato, la più grande pressione sui dati pubblici è il riaggregarli e ottenere una figura completa. Da tanti mosaici io metto le tesserine. Fino a dove ci possiamo spingere, no? Il principio dell'alchimista, uno prende, scioglie, ricoagula qualcosa, scioglie, ricoagula qualcosa, parte da una marea di frammenti e ottiene un mattonazzo d'oro. Ora, fino a che punto siamo arrivati? Beh, Amazon è arrivata a essere Amazon perché ha iniziato a vendere libri e aveva lo storico dei libri venduti alle persone. Allora, far per fare, hanno inventato il sistema di suggerimenti. L'algoritmo di suggerimenti di Amazon è una delle cose che ha reso ad Amazon, in prospettiva contando anche inflazione e tutto, più soldi in assoluto, molto più che non vendere i libri. Cioè Amazon per un periodo non è andato avanti campando vendendo libri, ma vendendo preferenze. E vendendo come queste preferenze vengono aggregate. Cioè il suggeritore di Amazon è intelligentissimo. Cioè qualche volta fa questo effetto magia, per esempio, se provate a comprare testi di matematica e test di hacking, chiaramente vi suggerisce per vendetta in fumetto. Non chiedetemi perché, ma evidentemente c'è una correlazione, no? Comprando un test di matematica avanzata, un test di hacking, primo account su Amazon, you might be interested in.
miseria, come? Aiuto. Succede. Non farò nomi, ma succede. Comunque, quindi, se la cosa viene fatta su scala industriale, voi avete come le preferenze di una popolazione si correlano. Se anziché essere un'industria, sono uno Stato, cosa succede? Polizia preventiva. Questa cosa è già stata fatta, è un progetto della DARPA, che è il fratello quasi civile, non proprio militare della DARPA, ma no, quasi civile, perché è comunque l'ufficio lo stesso, che ha preso, hanno detto, abbiamo aggregato dati da quante più soggetti pubblici possiamo, hanno citato social network, non hanno detto come li aggregano perché sono mezzi militari, e hanno detto bene, il nostro obiettivo è prevedere quando ci sarà un crimine per tutti i fan di Minority Report. Questa cosa ha funzionato. Questa cosa ha funzionato per una ventina di rapine a Santa Comba, dove raschiando dati sulla popolazione, dati da sistemi di geolocalizzazione alla Foursquare, Twitter posto Facebook, geolocalizzazione tramite IP, perché si può fare anche quello, un IP, il ferro dei server è fisso, spostare un server farm viene duro. Se il vostro provider ha un server farm lì e vi connettete con il vostro provider, una mezza idea di da dove vi state connettendo non la posso fare, non sarà un GPS, ma non funziona così male. Aggregando dati, sono riusciti a arrivare con le macchine della polizia assieme ai criminali sul posto della rapina. Salve, buongiorno, ma bello quella K47, è nuovo, no? Cioè, questo da un lato è comodo perché se ci aggredito le rapine è veramente Minority Report, dall'altro lato insomma un po' pensarlo un po' inquietante, perché comunque se si riesce a fare predizioni di questo tipo, la predizione delle abitudini di una persona è piuttosto accurata, per così dire. Questi progetti stanno andando avanti ancora adesso. Ma possono incriminare? No? Beh, li hanno trovati praticamente mentre entravano nella banca con un fucile. Per carità! Ma no, è che volevamo depositare questi in cassetta di sicurezza. Ok. Sì, è per carità. Una supercazzola pronta si può sempre trovare, però insomma è dura. Adesso veramente è dura. Però si sempre di proprio. Salve. La nota a margine, che è la parte di questa prima parte del talk molto meno tecnica della seconda, è che tutto questo lavoro lo si fa con dati pubblici. Cioè con dati che più o meno volontariamente le persone regalano alla rete. Qui nessuno si è messo a fare intercettazioni telefoniche, infilare cimici in uffici strani, telecamere, cose del genere. Si tratta di dati in chiaro. Cioè, chiunque di voi avesse banda, ferro per memorizzare i dati e un po' di occhio su data mining può rifare la stessa cosa. Diciamo che le quantità di ferro, banda e occhio sono molto alte, però insomma, non è nulla di illegale, mettiamola così, e non è nulla di, diciamo, lesivo esplicitamente, aggressivamente della privacy individuo. Dati erano lì, io li ho trovati, li ho raccolti, tanti, però non ho fatto niente. Sì, ma siccome la fanno dall'esterno sui dati pubblici, questi sono i dati pubblici che uno può visualizzare da fuori, praticamente. Se viene a passare sulla pagina di Twitter, no, attenzione, non sono andati sui server di Facebook a prelevare dati, sono solo passati le pagine pubbliche. C'è qualcuno che fa le solite scene in cui si trovano i quindicenni che postano: ah, sto guidando un ubriaco la prima volta, è fantastico! Figliolo, eh? Eppure stanno pensando di proporlo come indizio per l'incriminazione, perché se uno è così fesso da gridare alla polizia: sto guidando un ubriaco, una figata! Forse Darwin ci insegna che, ecco, magari la scrittata non fosse proprio così. Signore, vabbè, comunque, abbiamo dei casi di limite. Il succo di questa prima parte è: sono tutti dati che io spiegavo e che la gente usa a quel punto, se li ha regalati, no? Quindi è importante non perdere l'orizzonte di quanta roba regalo. Passiamo un po' sull'aspetto più aggressivo. Posso regalarli i dati, oppure qualcuno può passare a prenderli. Come detto, queste cose vengono fatte tipicamente da chi forza la mano, quindi togliete le aziende e tenete stalker criminali dello Stato
tra quelli che possono fare queste cose. Allora, come si parla della privacy di una persona da che mondo è mondo si origlia? No? Base, mi metto ad ascoltare quello che dice. Semplice, pratico, efficace. No? E prima della digitalizzazione dei dati, del fatto che avessimo tutto copiabile comodamente da un lato all'altro del mondo in 40 millisecondi, originale voleva dire che o mi introduco nella casa della persona e mi copio a manina la carta, o mi procuro un bicchiere opportuno, mi appoggio alla parete e spero che la parete non sia in cemento armato, altrimenti no? O che uno non abbia fatto messo il cartone sulle pareti, queste cose. Cioè, dovevigliare voleva avere un accesso fisico al tutto. Al solito. Motivazione iniziale del prodotto, ma che bello, non possiamo copiare dati ovunque, processarne una tonnellata e farli arrivare dall'altra parte del mondo in pochi millisecondi. Prendete quel metodo, applicatelo qui, sul origliare. La cosa è discretamente devastante. Risultato, ci sono ditte, e non una o due, qualche centinaio, che producono strumenti digitali per origliare. Quello che è uscito di recente, parlando qualche mesetto fa, su Wikileaks, sono The Spy Files. È un raccoltone di documenti tecnici, white paper e altro, di tutte le ditte che sono riuscite a trovare, si intende, che producono strumenti per intercettare posta elettronica, intercettare le chiamate, trascrivere le chiamate telefoniche al volo su dei file di testo e farci analisi, intercettare messaggi, tracciare il GPS e aggregare il GPS. Ci sono ditte che lo fanno per mestiere, ovviamente producevano microspie, ovviamente produce armi, ovviamente produce anche microspie digitali. Sotto questo profilo non è così scioccante. Fa brutto magari, ma non è così, santo cielo. Se avete voglia di farvi due risate, anche l'Italia e i suoi produttori, e tra l'altro sotto questo profilo siamo completamente coperti, cioè per ogni categoria ne abbiamo almeno una. Però tutto sommato l'Italia è all'avanguardia in un ambito tecnologico. Partiamo da un po' di esempi di come si può origliare a più livelli. Allora, passo zero, origliare classico. L'origliare classico è appoggio orecchio, sento suono, no? Ed è talmente scemo come cosa che la prima cosa che uno fa quando vuole parlare, non faceva quando doveva parlare con la duchessa che arrivava dall'altra corte, era andare in bagno, non per portare la duchessa, ma per aprire l'acqua in modo che il rumore dell'acqua dal rubinetto, che è grosso modo il rumore bianco, coprisse la conversazione. A parte, per parlare con qualcuno, metto il casco e aprire la doccia. No? Non si sente una favola proprio. Subito veloce. Questa cosa si può fare anche digitalmente. Sì, ho bisogno delle orecchie digitali, cioè una scheda di rete, cioè devo poter sentire quello che stanno dicendo gli altri, essere agganciato dove parlano gli altri, per esempio una bella wireless aperta non ci fatta, e posso origliare, sì, guarda tranquillamente, voi vi piazzate su una qualunque volana aperta, capita negli internet caffè in cui il gestore è ancora un po' imbranato, e vi fate i fattacci di tutti quelli che stanno andando a guardarsi la posta senza usare SSL, come avevo fatto prima, no? Tranquillamente. Lo stesso vale per qualunque sito in cui le informazioni passino in chiaro. Quindi, tirate su di tutto. Se siete pigri, c'è addirittura Fireship, che è un oggetto di un'estensione di Firefox fantastica, bellissimo, che raccoglie per voi i cookie di sessione di Facebook. Voi vi appoggiate a una rete aperta, aspettate qualcuno loghi su Facebook e avete il suo profilo tra le mani. Comodo, pratico e efficace. Addirittura indicizzati, quindi uno si fa i fatti degli altri con metodo, decisione, insomma, organizzato, no? Quindi se pensate che l'eavesdropping sia risolto, no, cioè perlomeno non ovunque. Ovunque vi connettiate a un'ambulanza aperta, vacanze, non vacanze o altro, ricordatevi che dall'altra parte ci potrebbe essere qualcuno che sta facendo una grassissima dose di fatti vostri. Come ci si mette una pezza? Dal tour precedente che sto tutto su SSL, abbiamo capito che SSL, oltre all'autenticazione, il con chi sto parlando, è passato nel primo punto, garantisce anche la confidenzialità dei dati. SSL mette il messaggio nella scatoletta chiusa. Quindi, se uso SSL, ho il vantaggio che la gente può ascoltare, ma anziché vedere ciao mamma, vede una spinta di caratteri a caso, dove a caso vuol dire che prendete i test che vi insegna la statistica, li lanciate contro e questi dicono caso. O caso? Caso. Beh. Fa più schifo quello di buona parte del rumore naturale, per dare un metro di quanto a caso. No.
Il problema è che gli algoritmi che cifrano sono stati per anni, perché un collo di bottiglia in prestazioni. Quindi dicevano, sì, usiamo SSL, ma se mi serve, no? Quindi chi se frega di mettere su SSL il profilo di Facebook? Per dirne una a caso. Facebook lo teniamo in chiaro, cioè quello che succedeva. Ed è la ragione per cui funziona Firewall, il rosso profilo di Facebook, perché passano in chiaro. Happens, purtroppo. Finalmente, dopo tanti anni, tanto sforzo degli architetturisti a disegnare terra nuova e veloce, SSL non è più un collo di bottiglia, quindi se qualcuno ve lo dice, ormai è solo hype. Google, l'anno scorso, fine dell'anno scorso, pardon, fine del 2010, ormai non è più l'anno scorso, è 2 anni fa, ha detto esplicitamente sì, abbiamo coperto i nostri servizi tutti con SSL, il carico si è alzato del 1%, un pochino meno. Facciamo che lo teniamo, tanto. Perché pare. E da questa è nata poi l'iniziativa Encrypt Internet, che propone di usare SSL ovunque non siate veramente tirati con la potenza di carico, cioè ovunque praticamente. La cosa carina è che mentre la manina tipicamente non si ricorda di scrivere https www.facebook.com, c'è un comodo plugin per Firefox che è https everywhere, che tenta sempre di connettersi ai siti di https, se non ce la fa oggi, però se ce lo sfruttate. È comodo ed è fornito dall'Electronic Frontier Foundation, che è l'organizzazione, se vogliamo, per eccellenza che si occupa di privacy online, cioè la si sente sui giornali, non per esempio. Questa è la prima soluzione pratica, e se qualcuno origlia, vabbè, cerchiamo la conversazione. A questo punto, dice, beh, allora i cellulari una volta, come si intercettava una chiamata telefonica? Voi vi immaginate la centralinista del SISDE con gli spinotti, che sposta gli spinotti, no? E aggiunge una cuffietta alla vostra chiamata. Ecco, dopo la centralinista ci sono state le centraline elettromeccaniche, siamo ancora negli anni 50, no? E poi le telecomunicazioni si sono evolute, non ci sono più reti. Quindi, anche le nostre chiamate vocali ormai non passano più su un cavo fisso. Se le voglio intercettare, non devo andare a prendermi al palo alla centralina, aggrapparmi con il morsetto, portare le cuffie con l'impedenza giusta, di no, stanno parlando dei fatti miei. Tutte le chiamate per ragioni economiche vengono prese e impacchettate sui chip, sulle dorsali principali. Per i cellulari questa cosa tipicamente viene fatta dalla cella. Il palo con le antenne, riceve comunicazione dal suo cellulare, impacchetta i dati, le vostre parole, e lancia i dati. Ma? E ora, se fosse possibile infilarsi su quel traffico dati, il traffico dati lo posso ascoltare, e se non è protetto lo ascolto e basta. Però questo vorrebbe dire che sto emulando una cella, che voglio dire che un palo della luce, se una vicino a Piola, una cosa alta 50 metri, no, sembra strano. Si riesce benissimo, si riesce alla grande. Nel 2010 hanno dimostrato che con un po' di componentistica, per dire comunemente se frequentate Radio Shack o comunque reperibile ragionevolmente su internet, vi costruite un oggetto grosso due volte sta sedia, che è una cella. Il range è più limitato del palo vicino a Piola, però copre due stanze, e siccome il cellulare si aggancia alla cella con il segnale migliore, se siete in una stanza a fianco, praticamente voi. E chiaramente se fate voi la cella e vi attaccate alla rete e fate solo il passacarte, vi siete appena messi in mezzo comodamente e potete intercettare le chiamate. Per la cronaca questo è un po' illegale, il concetto di un po' illegale è i signori che l'hanno dimostrato in conferenza, hanno fatto l'oggetto con il sacchiappone sulla scrivania, salvando i dati su un SD hanno dato fuoco all'SD card dopo, perché i signori dell'FBI posizionati a fine sala con l'M16 non erano molto d'accordo su neanche portare fuori l'SD card, per dare percezione di quanto è illegale, tanto, però tecnicamente è feasible. Noi diciamo, beh, no, bisogna essere bravi, bisogna prendere e leggersi mezza specifica del GSM. Specifica del GSM è un oggetto che è nato negli anni 90 è andato avanti per appendici successive. Ora è comodo, tipicamente come porta fiori, porta lampada o comoda colonna per appoggiarsi durante i talk, perché se la stampate tutta, cioè, vi ci potete riparare di una sparatoria, è grossa, no? Quindi il problema è, sì, è difficile, non è stata stata minaccia, perché uno o è fighissimo o non lo sa fare bene. Vodafone, con somma gioia dei suoi clienti, l'anno scorso vende gli oggetti, sono le Vodafone Station, che sono delle celle per aumentare il campo del cellulare in casa. Vivete in una casa antica, con i muri spessi tanto, il cellulare non prende che palle. Vi vendono questo oggetto, no? Che si attacca a internet da un lato,
e misteriosamente, automagia, il campo del cellulare in casa prende. Come funziona? Che se il cellulare ci si connette è una cella, adesso non è che si scappi, no? È una cella piccolina, è una cella che ho a casa io, quindi se sono bravo con il salvatore, con il disassemblatore, ho tanta pazienza, risalto la memoria, tiro i programmi, disassemblo, faccio come funzionano, imparo come funziona la cella, li modifico e mi ci infilo in mezzo. Bene, questa cosa è stata fatta, non hanno pubblicato i dettagli espliciti del come farlo, ma c'è abbastanza informazione per cui chiunque di voi sia al terzo anno e abbia un'estate di tranquillità da zero, arriva ad avere una cella di cui si scarica. Comunque. Quindi questa cosa è fattibile con circa 60 euro di budget, feasible, ci sono i fatti che dovete fare, ma si può fare. Succo del tutto, bottom line, anche i telefoni non sono più sicuri come una volta, cioè non devo attaccarmi al cavo, ma con un po' di furbizia intercetto a distanza. Tra l'altro l'oggetto è un cubo così, quindi se ve lo infilate in zaino con un portatile e una batteria da motorino, potete andare in giro tranquillamente a vedere io sono la rete, che è una cosa un po' da promessa, è carino. Soprattutto avete gli sms di tutti quelli che sono attorno a voi al bar, che in realtà passano da voi clamorosamente, e ciò ha curiose implicazioni. Tra l'altro la cosa carina è che la cella in sé è fatta in maniera curva, nel senso che si connette in maniera centrale su internet, quindi poi il traffico lo intercettate voi e nessun altro sulla rete, è molto carino. Cioè voi vi fate i fattacci dei vicini, però impedite che gli altri lo facciano, che non è vita. Soluzione, si può mettere una pezza? Sì, perché siamo ingegneri, se la soluzione tecnica la troveremo, dato abbastanza sangue e sudore, ne tiriamo fuori uno, altrimenti però siamo ingegneri a fare. No? Allora, come si fa? Beh, allora, se il trasporto dei dati non è fidato, è in pacchetto cifrando sopra. Ci sono applicazioni che cifrano le chiamate vocali, anche per cellulari. Chiamate vocali normali che passano su GSM, quindi voi tirate sulla chiamata, il numerello, cornetta, e al posto di passare la voce, campionata, passa più o meno. Ho delle difficoltà di quel rumore bianco. La madre che mi cade. Problema. Ho sempre il problema di Mendel. Che succede se l'altro dice no, ma guarda che io sono 349 ampani, no? Come numero di telefono. Sono io, chiamo me. E come lo verifico? Allora, o se sono veramente paranoico, vado dal mio amico prima a casa, gli passo su chiavetta il mio file di chiave, manina, no? Si faceva una volta, e da quel punto in poi noi usiamo quella chiave, che sappiamo solo io e lui che ci siamo visti in faccia, ma se devo parlare con il mio amico che è a Bangalore, forse l'aereo costa un po', no? Magari no. Oppure SSL, ancora una volta, stesso sistema di prima, certificati, ci si lavora sopra. Skype fa questo, Skype nel rumo, ha dentro una manciata di certificati suoi, che considera queste, e cifra le vostre chiamate vocali, peraltro in maniera molto robusta. Tanto robusta che i servizi segreti tedeschi hanno avuto qualche piccolo risentimento nei confronti di Skype INC e la polizia tedesca anche, perché non si riesce a rompere. Qualche società addirittura bandisce l'uso di Skype, non tanto perché il mio impiegato parla con una nipotina di 3 anni tutto il giorno anziché lavorare, ma quanto perché posso trasparire o chiacchierare di brevetti senza che la società lo capisca, perché la chiamata è blindata seriamente. Quindi Skype lo fa. Nota a margine, se i certificati dentro Skype sono quelli fissati, vuol dire che il proprietario di Skype, name di Microsoft adesso, quindi potete iniziare a avere brividi subito, vuole cifrare le vostre chiamate o fare mente middle agile sulle vostre chiamate. Perché? Perché i certificati è lei che dice questo è valido. Piccola nota a margine, di Skype è affidabile nella misura in cui vi fidate di Skype. Ok, passiamo a leakage di privacy, sempre più difficile, sempre più difficile, sempre più difficile, sempre più realistico. Per ora abbiamo guardato due cose, diciamo, la posta, il traffico web e i telefoni, che sono nati, diciamo, sulla rete, no? Erano oggetti a cui associavamo tradizionalmente un pezzo di cavo e una trasmissione. Ora, siamo in un'epoca in cui il green va tantissimo,
l'uso delle risorse in maniera intelligente va tantissimo, la misurazione della tua rendita in maniera intelligente è una delle cose più trendy al momento, una delle ricerche più carine. A cosa serve? Beh, è nato tutto perché così Enel non manda in giro quel povero omino che prende una botta di freddo ogni volta per tutte le case, non trova la signora di 80 anni al terzo piano che gli apre il contatore e non riesce a capire quanta corrente ha consumato. Inventiamo la televettura. Il contatore grida, la società gestisce la nostra fornitura elettrica Enel, questa signora ha consumato 30 kW. Ma non pare un problema di privacy, no? Enel è quella di fare bollette, lo sa, e se non lo sa mi viene a vedere a casa. Non sembra una perdita di privacy. Quasi. Non è una perdita di privacy fino a quando io non mi metto a misurare che non ho il campo fine. Perché? Perché magari sono Enel, do il contratto sera, no? Ma voglio sapere a quali clienti dare il contratto sera che la sera pagate il 60% in meno di corrente. Allora, dal meter, anziché un'informazione ogni mese, cioè che mi faccio dare un'informazione ogni ora di quanto ha consumato la persona, no? Così. E anzi che ogni ora facciamo 15 minuti, che così, già che sono in ballo, oltre al contratto, se c'è un picco di tensione sulla zona, evito di sciogliere il trasformatore con le misure preventive. No? Sempre bello. E questo vuol dire che se misuro a 15 minuti e qualcuno ha il log di quanto consumo di 15 minuti, vede il profilo di consumo di casa. Talmente bene che vede gli elettrodomestici. E li distingue. Per dare un'idea, adesso non si veda, questi sono i consumi di ora, mese e giornaliero di una casa in Inghilterra. Non sappiamo, è povero sfortunato, ma i dati sono stati due giorni pubblicati, penso fossero tutti. Cosa notiamo? Beh, dal profilo orario si vede quando si accende il boiler, perché il boiler tira una tegola tremenda di consumo e poi si stabilizza sul tenere di l'acqua calda. Questo è il boiler, no? Poi notate il forno, comodamente, e si riescono a distinguere i vari altri oggetti di casa. Quello bassissimo, un bassissimo, non si vede purtroppo, perché c'è quello di struttura. Questo è il frigo, non sono quasi niente. No? Vi spostate sulla giornata, se vedete i picchettoni pelosi, sono quando accende il forno, a microonde. Quindi so che ora mangiano le persone. Se guardate il mese, so quale settimana hanno fatto in vacanza. Perché quel tempo la casa non è consumata. Ups. Vabbè, ma tanto si saranno presi cura sicuramente di blindare queste informazioni, aggregarle e bruciarle dopo un mese. Yeah, sure. Cioè, sto scoperto di recente, parliamo di dicembre scorso, che parecchi contatori tedeschi mandano queste informazioni in chiaro, così, trasmesse sulla rete elettrica, che è una cosa a cui non è attaccato nessun altro oltre voi, no? Su cui nessuno può ascoltare informazioni, no? Una presa è molto difficile da ferire, no? Risultato, gelo, la società che gestisce i contatori, no, ma veramente noi stavamo pensando prima, non si fosse. A margine i dati non erano neanche fermati, quindi voi cosa fate? Disturbate quando passa il pacchetto del vostro consumo e dite zero, oppa, e risolvete. Tu problemi con uno, la società non sa nulla dei fatti vostri, già ci siete non pagate la bolletta. Sembra fantascienza, ma si fa molto praticamente. Tra l'altro l'analisi dei contatori tedeschi è stata fatta senza aprirli, cioè solo guardando cosa volava come dati sulla linea, alla cieca. Fate quanto voi. Ok. Abbiamo detto che così identifichiamo quando la gente è a casa, quando va sul tapirulan, quanto fa altro. Riusciamo a spingerci un po' più in là? Allora, per questo farò un minimo excursus tecnico. Molti degli alimentatori al giorno d'oggi sono alimentatori switching. Ora, se ci sono degli elettronici in sala, si tappino le orecchie per i prossimi 5 minuti, perché questa è una brutalizzazione devastante. Come funziona un trasformatore switching? Entra a corrente, tanta, perché la presa sono 220 volt, voglio 12 volt, no? Anziché mettere un trasformatore in mezzo, io prendo un secchiellino dal pozzo a 220 volt e scuoto a secchiato dall'altra parte fino a quando arriva quello che mi serve. Cioè accendo e spengo l'interruttore velocissimo e faccio passare appena la corrente che mi serve, molto brutalizzata, no? Quindi più voglio roba di qua, più l'interruttorino fa un off velocemente. Quindi cambia la frequenza, poi l'interruttorino fa clicca, 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 no? Ma la
la fisica 2 sappiamo che se c'è una variazione di corrente ho un delta magnetico che parte, e questa parte vicinissima ai cavi perché l'alimentatore è collegato ai cavi. Quindi clicca clicca clicca, la velocità con il tic 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 tic, lo switching field switcha, viene accidentalmente perso sul cavo, trasmessa sul cavo. È un effetto accidentale, non è che si voglia fare, e se fate bene l'alimentatore potete evitarlo. Però gli alimentatori non è che se lo ponessero come un problema di privacy, se lo ponevano come un problema di papero, un po' le scarpe, ma tanto. Gli elettrodomestici sono molto tolleranti rispetto a queste cose, le pazienti non invece non fa niente. Ok, quindi abbiamo un alimentatore che in pratica tic tic tic, tipo contatore Geiger, sul cavo di casa, dice quanto stiamo consumando. Ok, e ci sono un po' di elettrodomestici che ce l'hanno, per esempio i televisori al plasma e le CD hanno praticamente tutti un alimentatore switching, i vostri PC anche, le luci a catodo ferro, le luci normali per le, a risparmio energetico, hanno dentro nel corpo di plastica un alimentatorino switching. Bene, però, piccola deduzione, i televisori al plasma consumano tanto più quanto più luminosa la scena. Quindi se sto vedendo, non so, l'arma nucleare su Hiroshima, tipicamente consuma tantissimo. Se sto guardando un panorama di cielo stellato, consuma quasi nulla. Quindi ho una correlazione tra quanto consuma il televisore e almeno quanto è luminosa la scena. Cosa succede se io prendo e tento di studiare questa cosa? Succede questo. Voi vi mettete sui cavi di casa. Questo oggetto è uno spettrogramma, lo chiamo uno spettrogramma di Pauli, tipicamente. In pratica, il grafico coloratoso si legge così. Qui sotto avete la frequenza, no? A cui c'è qualcosa sul cavo. Più è rosso e più quella frequenza è forte, no? Riuscite a distinguere tranquillamente, questa CFL è una luce di quelle a lampadina alimentata con il suo alimentatore switching che lascia il segno. La lavastoviglie più sopra, qui il PC che grazie al cielo ha un buon alimentatore, questo l'abbiamo pagato recentemente perché è molto stabile sui consumi. E questo che vediamo in mezzo, in cui si vede chiaramente quando la frequenza del clicca 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 aumenta o cala, è il televisore. Voi prendete, vi procurate un po' di televisori, andate in videoteca e con scene alla Clerks portate a casa il più grosso blocco di film di qualunque genere, non starò a indagare, su cui volete fare il database. Visualizzate il film sul televisore e vi registrate quel profilo. Prendete, vi agganciate alla rete elettrica vicino alla casa del vicino, non necessariamente in casa del vicino, basta il cavo. Misurate il consumo e con circa l'85% di sicurezza sapete dopo 10 minuti che film sta guardando, osservando i disturbi sui cavi. Ora, questo lo posso fare io perché voglio sapere se vicino guarda del prom, chiaramente, oppure lo può fare la società elettrica per fare data mining gratis, se con 10 paghetta, questo è un pochino illegale senza avvertire i clienti, ma avendo il campionatore di consumo frequentissimo può mettersi a farlo. Sono frequenze decenti, stiamo parlando di una sessantina di kHz, quindi non è nulla di trascendentale, insomma, DC costano niente. E questa cosa si può fare, è stato dimostrato con un database di film di generi diversi, hanno preso dai cartoni animati della Disney e The Matrix per fare un po' di range, e a comparazione diretta 10 minuti bastano, con 5 minuti avete già un 50% di possibilità di beccare il film, se la persona lo guarda davvero, cioè più di mezz'ora praticamente siete sicuri. Altra cosa, dato un modello di televisore, gli altri non sono poi così diversi, quindi anche se non avete lo stesso televisore, si uguale. Questa cosa è giusto così, per regalare un po' di quadro su quanto si può essere precisi a farsi parte degli altri con il contatore della corrente. Soluzioni è tentare di uniformare il consumo di casa. Il metodo classico è semplice, accendo il boiler sempre. Chiaramente ho acqua calda caldissima quando la voglio, no? Pago una quantità di soldi in bolletta che me la ricorderò per i prossimi 3 mesi. No? Ho una privacy ottima e ho il problema che probabilmente la centrale nucleare di fianco a me va solo per me, quindi non è molto green, molto private, ma non molto green. Vabbè, allora posso vietare a priori di registrare dati di consumo molto precisi, che è una delle strade che si sta seguendo. No, più di una volta ogni quarto d'ora no, perché è il caso, ok? È un metodo. La
l'altra è una soluzione che è stata proposta assieme all'articolo dei grafici rossi che avete visto prima, che è, vabbè, allora devo più o meno appiattire i picchi di consumo. Bene, una bella batteria, tanto sembra folle, poi prendo una batteria auto da 60-80 euro, un oggetto così enorme, non vi serve infatti batterie, e cosa fate? Modificate il contatore, perché anzi, quando deve consumare, anziché consumare il picco dalla rete, cambi il profilo con cui assorbe, recuperandolo dalla batteria. Quando non state consumando, no, potete, cioè quando state consumando troppo, assorbite la batteria, quando state consumando troppo poco, ricaricate la batteria. Così la batteria vi resta sempre carica. E voi spianate il consumo. D'accordo, con una batteria da auto toglie qualcosa come il 90% dei picchi riconoscibili dal tutto. Fa un po' strano vedersi il contatore con un grumo di filitante, un PC con Mantle che gira sotto e una batteria d'auto, ma confidiamo nel fatto che l'integrazione del sistema sia migliore nei prossimi anni, no? Perché fa col clone, fa veramente figo il video con i profili, però non è il caso. Quindi si può risolvere tecnicamente, sì, in maniera anche environmental free. Perché? Perché la batteria comunque non assorbe più di quello che consumereste. Quindi non state consumando come un missile e non vi state identificando. Ed è agnostico rispetto al produttore. Il produttore può misurare anche preciso, ma questa è una soluzione che hanno proposto. Chiudendo, perché sì, direi che con tempi ci siamo, non poco. Cosa portare a casa da questo talk? I problemi legati alla privacy sono stati amplificati per quello che riguarda i dati che regalate voi al mondo dall'effetto megafono della rete. Quello che mettete persiste sempre, se lo vedono in milioni di persone e lo copiano quanto vogliono. Quindi prima di scrivere qualcosa pensate due volte, questo è principalmente un fattore sociale. Ci sono delle contromisure tecniche, sì, nel prossimo volte. Ricordatevi che i dati che date in giro rappresentano un grumo unico di conoscenza raccoglibile e non tante tesserine da mosaico. Mentre per il lato di evitare che forzino la vostra privacy, siamo in ingegneria, siamo nel posto corretto, ci sono delle soluzioni tecniche, c'è da provarle. Però se si tratta di evitare di forzare la privacy, la soluzione è tecnica. Ci sono modi di farlo, qui si progettano. In quel caso non è questione di dire no, no, ma fate paranoia inutile. Si siede, si prende una soluzione, funziona. Direi che ci sono domande, però altrimenti io ho.